Benvenuti amici di androidworld.it, a grande richiesta siamo qui per una prova di PurityROM. Si tratta di un firmware AOSP di origine tutta italiana, sviluppata da Dario Ferretti, ed è un firmware che ci è piaciuto particolarmente, sì, dobbiamo essere sinceri, perché nonostante alla fin fine le ROM AOSP abbiano tutte una base effettivamente comune, che è quella appunto del codice sorgente di Google, e quindi non si distinguono poi in maniera così netta l'una dall'altra, Purity è riuscita a dare un piccolo tocco di originalità, soprattutto al modo in cui possiamo andare a personalizzare la nostra esperienza d'uso. Andiamo subito a vedere come mai. Allora, l'interfaccia, insomma, al di là del Google Now Launcher, al di là dell'App Drawer, appunto, che è quello del launcher di Google, e delle app che abbiamo aggiunto noi, non presenta novità di rilievo. Le novità ci sono andando appunto nelle impostazioni, che poi sono un po' il cuore di ogni ROM. Abbiamo le impostazioni classiche, partendo da WiFi, Bluetooth, date, eccetera. Dopodiché Purity si ritaglia per sé una voce chiamata sistema, che racchiude tutte le sue caratteristiche principali, che quindi non vanno ad allungare ulteriormente il numero di opzioni disponibili nelle impostazioni di Android. Impostazioni di Android che, come vedete, sono più o meno standard. In più abbiamo App Privacy, che è il classico app hope per la gestione dei permessi nelle singole applicazioni. Abbiamo poi va bene, il Touch e Pay, la stampa di Android 4.4 KitKat, giusto per confermarvi che siamo appunto su una ROM basata sull'ultima versione di Android. Poi abbiamo la voce display e luci, che aggiunge giusto qualche impostazione in più che avrete già visto in tante altre ROM, per esempio la possibilità di invertire lo schermo a 180 gradi, ovvero così, se vi piace tenere lo smartphone in un certo senso sotto sopra. Poi abbiamo la possibilità di scegliere le animazioni di spegnimento tra tre tipi di effetto, e la possibilità di abilitare il LED di notifica, che sta qua in alto, lo rimetto in posizione normale, che sta qua in basso, quindi il LED di notifica per segnalarci anche il livello di carica della batteria con colori diversi a seconda delle nostre scelte, e in più possiamo risvegliare il telefono anche con i tasti del volume. Andando poi nelle impostazioni audio, anche qui abbiamo qualcosina in più, niente di trascendente. Lo stile del pannello volume, che è questo qui, estendibile vuol dire che se premiamo sulle impostazioni abbiamo delle voci aggiuntive, esteso vuol dire che è già esteso di suo, e nascosto vuol dire che se premiamo sui pulsanti del bilanciere del volume non vedremo comparire niente, ma il volume comunque, insomma, verrà modificato. Abbiamo poi delle voci aggiuntive chiamate appunto impostazioni avanzate, per esempio per il volume di sicurezza delle cuffie, per prevenire un eccessivo appunto volume nel caso l'ascoltassimo con auricolari. E il controllo con il bilanciere del volume, controllo della riproduzione, diciamo, multimediale con il bilanciere del volume, piuttosto che con quello nelle notifiche. È una, diciamo, qualche piccola opzione in più, soprattutto per gli amanti dell'audio, che non troviamo, per esempio, in tutte le ROM, e che ci ha fatto piacere appunto avere in questa Purity. Poi abbiamo anche una voce per la suoneria ascendente, che ci permette di settare anche l'eventuale intervallo in cui aumentare appunto il volume della suoneria, se volete partire piano e poi andare forte, e poi le varie opzioni di feedback sul tastierino, eccetera. Questo è il menu principale di configurazione della Purity. Come vedete, diciamo, caratteri molto chiari, icone grandi, facilmente comprensibile, non ci sono tante opzioni extra, l'unica è quella per avere il pulsante di chiusura qua nella schermata delle app recenti, che è stata messa in fondo, anziché creare una voce pannello app recenti. Possiamo poi decidere dove posizionarlo, se lo vogliamo in alto a sinistra, vedete che è qua in alto a sinistra, lo preferiamo in basso a destra, è qua in basso a destra, insomma niente di particolare. Andiamo quindi a vedere subito che cosa ci offrono queste sette impostazioni principali. Barra di stato, ovviamente. Orologio e data, li volete, non li volete? Eccolo qua. Impostazioni applicate, come vedete, in tempo reale. Possiamo decidere l'allineamento, la data, se la vogliamo mostrare con font piccolo, font grande, e tutti i formati diversi della data che potete volere. Batteria, non poteva mancare ovviamente una voce dedicata alla batteria. In questo caso abbiamo l'icona verticale, preferite il classico cerchio, cerchio con percentuale.
testo oppure nascosto proprio del tutto, scegliete voi. Insomma, chiaramente, solitamente il cerchiettino è quello che, se mi consentite l'espressione, va un pochino più di moda. Ora, scusate per non appesantire la barra, tolgo un attimo questi altri indicatori. Poi, indicatori per attività di rete, per il controllo della luminosità scorrendo la barra di stato e il doppio tap sulla barra di stato per mandare in sleep il dispositivo. Anche questa può essere una cosa utile. Pannello QS, ovvero Quick Setting, abbiamo la possibilità di attivarli scorrendo con un dito dal bordo destro o volendo sinistro dello schermo. Possiamo chiudere il pannello dopo aver selezionato una voce oppure no, fate voi. Nascondere il testo nei tile, vedete che in questo modo verranno decisamente rimpiccioliti. Se avete già familiarità con i tile stessi, vi potrebbe piacere avere questa disposizione. Poi, con questa schermata, che probabilmente avrete anche già visto altrove, possiamo aggiungere tile. Qui abbiamo l'elenco che non riserva particolari sorprese. Tenendone premuto uno, li riordiniamo. Insomma, questa è la gestione dei tile. Pulsantino qua in alto a destra, ripristiniamo tutti i valori predefiniti. Possiamo poi qui decidere il comportamento di alcuni tipi di tile, per esempio la suoneria, o se vogliamo che premendovi sopra il quadratino relativo alla suoneria, possiamo decidere quanti toggle avremo, ovvero passare da silenzioso, vibrazione, suoneria, suoneria e vibrazione, eccetera. Idem dicasi per il toggle sullo spegnimento dello schermo. Infine abbiamo poi i tile dinamici, anche questi scegliamo se attivarli o meno. Menu delle notifiche, ovvero quest'altro. Chiude automaticamente la barra se non restano più notifiche o se non ne restano rimovibili. Scegliete voi. Potete decidere se avere la barra di accesso rapido nel drawer. Ok, è comparsa. Eccola qua. In questo momento la barra di accesso rapido ricalca tutto quello che è presente nei quick setting. Eccolo qua, utilizza gli stessi tile, lo stesso layout delle impostazioni rapide con questa voce qui. Se invece vogliamo andare a personalizzare ulteriormente i tile presenti questa volta solo dall'altro lato, possiamo per esempio cancellarne qualcuno. Tanto per... Ok. E a questo punto vedete che il numero di tile si è ridotto qui, ma non si è ridotto nei quick setting, quindi possiamo avere due esperienze diverse o rinunciare magari del tutto a una delle due se preferiamo avere solo questi collegamenti veloci nel pannello delle notifiche. Menu tasto di accensione, ovvero lui, che ci presenta in questo momento spegnimento, riavvio, desktop esteso e le opzioni per il pannello audio. Possiamo in più aggiungere la cattura dello schermo e decidere come si dovrà comportare il desktop esteso, cioè se deve essere disattivato, se la barra di stato deve essere visibile o se deve essere nascosta. Desktop esteso, detto anche Immersive Mode, Android ci ricorda che scorrendo dall'alto verso il basso potremo uscire dalla modalità schermo intero in questa maniera. Si tratta di una funzione che ormai ogni ROM KitKat ha e sulla quale non staremo a soffermarci ulteriormente. Poi ancora, barra di navigazione. La barra di navigazione, ovvero la navbar, effettivamente forse facevo un attimo meglio a uscire dal desktop esteso. Allora, ritorniamo nella barra di navigazione. Qui possiamo decidere la durata del bagliore. I pulsanti a disposizione tramite questa schermata di personalizzazione, che come vedete è completamente in italiano e quindi semplicissima da usare. Premendo su un più, per esempio, possiamo aggiungere il pulsante menu. Riblocchiamo tramite il lucchetto in alto e in questo caso il pulsante menu non farà niente, ma se siamo in un'applicazione, tramite questo tasto potremo accedere appunto al menu di quell'applicazione. Sempre un clic su questa icona qui ci permette di ripristinare tutto ai valori predefiniti. Modalità mancina mostra la navbar sul lato sinistro dello schermo in modalità landscape, ovvero su quest'altro lato, quando il telefono vedete che è ruotato. In realtà vi dirò, pur non essendo mancino, è una modalità che anch'io apprezzo perché spesso in landscape tengo il telefono con una mano, quindi da questa parte, e quindi può essere utile avere la barra appunto a portata di mano anziché averla dall'altro lato. In ogni caso, come sempre, fate voi. Infine abbiamo le opzioni per decidere l'ampiezza della navbar, che di default è a 48 dpi. Se la portiamo a 54, vedete si è ingrandita, se la portiamo a 20 è ovviamente rimpicciolita. Attenzione a non nasconderla più di tanto perché se no potreste rischiare di non riuscire più a navigare bene nel sistema.
Andiamo avanti, ultime due voci, scorciatoie di avvio rapido, sono quelle che compaiono con la gesture swipe dal basso verso l'alto, le personalizziamo in questa maniera, clicchiamo qui, andiamo a decidere quale dei tre, diciamo, punti di tocco vogliamo personalizzare, dopodiché possiamo aggiungere, come vedete, vari toggle, anche nessuno ovviamente, torce, cattura schermata, suoneria, termine applicazione, commuta torcia, eccetera. Insomma, come vedete, le opzioni sono tante. Come sempre, se poi non vi piacesse, un reset è a portata di mano. Schermata di blocco, più o meno la stessa cosa. In questa maniera decidiamo come personalizzare l'anello di sblocco, lo spostiamo in avanti e qui decidiamo, possiamo inserire applicazioni, possiamo inserire attività, possiamo inserire più o meno qualunque cosa il nostro smartphone sia in grado di fare nell'anello di sblocco del telefono. Widget personalizzati non è che sono un nuovo tipo di widget, è la possibilità appunto di aggiungere widget nel lock screen. Se non abilitate questa voce, nel lock screen vedete che non ci saranno widget. Potete anche togliere i widget della fotocamera, potete decidere se avere i widget sempre massimizzati e potete scegliere uno sfondo apposta per il lock screen, un colore uniforme, un'immagine personalizzata da voi oppure lo sfondo predefinito che sia, ovvero lo stesso per schermata di blocco e schermata home del vostro Android. Queste sono essenzialmente tutte le opzioni che ci permettono di personalizzare, scusate, l'esperienza con Purity ROM. Non ce ne sono altre, diciamo, particolari, c'è qualche piccola novità a seconda di quando ricevete alcune notifiche, è possibile interagire in maniera più ampia con alcune notifiche rispetto a quanto previsto da Android, ma sostanzialmente non ci sono altre grosse novità. Si tratta quindi di una ROM basata su AOSP che abbiamo trovato particolarmente leggera, che garantisce una buona autonomia, superiore probabilmente anche a quella stock, anche se nelle nostre prove è sempre un po' difficile capire la differenza di autonomia, perché comunque cambiando spesso ROM, reinstallando applicazioni, eccetera, non si nota una grandissima differenza come la si potrebbe magari notare dopo diverso tempo di utilizzo di un firmware. Per quanto riguarda comunque la fluidità generale del sistema, non c'è assolutamente nulla da dire. Si tratta di un sistema fluidissimo, come comunque del resto è fluido anche quello con Android, insomma, stock. Le personalizzazioni offerte sono forse un pelino di meno rispetto ad altri firmware, però hanno il grandissimo pregio di essere molto ben ordinate, molto leggibili, tutte completamente localizzate in italiano e di non essere eccessive. Ci sono, diciamo, quelle che servono, non ce ne sono troppe. È una ROM che per certi versi sta un po' a metà tra quella che è adesso una Paranoid, che è veramente molto Android stock al momento, non hanno inserito funzioni particolari, e un firmware invece sempre basato su AOSP ma con personalizzazioni più avanzate. Diciamo che ci sono quelle che servono, fra virgolette, anche se poi ovviamente il concetto di quelle che servono dipende sempre dal vostro tipo di utilizzo. ROM, Purity ROM è insomma un firmware che cerca di tenere fede al suo nome, di essere puro, di non esagerare insomma con le personalizzazioni, ma di darvi comunque quel qualcosa in più. Per questa nostra prova quindi è tutto, un saluto da Nicola Ligas per AndroidWorld.it.